Perché hai ideato questo sito? Da cosa è nata questa idea? Ma il sito è nato semplicemente da una rassegna stampa, cioè un articolo che dovevo scrivere per un'agenzia con cui lavoravo sui precedenti dei naufragi nel canale di Sicilia. Ho cominciato a fare un po' di ricerca online negli archivi della stampa italiana e poi di quella internazionale e ho scoperto che in realtà c'era un fenomeno che stava sfuggendo completamente alla stampa, nella sua portata. Il materiale era tantissimo, non valeva la pena di sprecarlo in un articolo che un giorno dopo già non esiste più. E per cui creai un blog, che è la cosa più semplice, più veloce, più economica per condividere queste informazioni online. Questo era nel gennaio del 2006. Poi piano piano, insomma, il blog è cresciuto, ormai siamo, insomma, un punto di riferimento in Italia e non solo, perché comunque è tradotto in 17 lingue ed è visitato da, insomma, tutti i paesi del Mediterraneo e non solo, 50.000 visite al mese più o meno come media. Infatti vorrei confermare il fatto della validità dei dati, perché è importantissimo per chi lavora in questo ambito avere un punto di riferimento, cioè Fortress Europe è diventato il punto di riferimento un pochettino per la rete, perché si occupa in particolare di immigrazione, comunque del problema del razzismo. Io ti volevo chiedere, nel caso specifico dell'immigrazione, tu che cosa suggeriresti ai nostri politici rispetto alla piaga dell'immigrazione, come la chiamano? Parlare liberamente, visto che siamo su arcoiri. No, sicuramente parliamo liberamente. Il problema è avere degli interlocutori, il problema, nel senso che in questo momento non ci sono interlocutori politici con cui ragionare serenamente e in modo pragmatico sulla questione immigrazione. La soluzione, secondo me, insomma, ci sono due punti di vista. Dal punto di vista sicuramente c'è un discorso a lungo termine, che è un discorso di investimento nell'area, a cominciare dall'area mediterranea, di redistribuzione delle ricchezze, di democratizzazione di questi paesi, però questo è un qualcosa che arriverà sul lungo termine. Sul breve termine sicuramente c'è l'apertura delle frontiere. Oggi è un tabù parlare di apertura delle frontiere, ma di fatto le frontiere sono già aperte, nel senso che di fatto oggi chi decide di emigrare, di cercare un'altra patria, lo fa comunque. E lo fa in modo diverso a seconda dei mezzi economici che ha, cioè chi ha più soldi riesce a ottenere un visto turistico, arriva con il visto, chi ha meno soldi ma può spendere comunque 5-6 mila euro paga un intermediario e tramite una truffa si compra un contratto di lavoro ed entra con i decreti flussi, chi ha ancora meno soldi viaggia con il barcone e spende 1.000-2.000 euro, ma di fatto l'ingresso e l'uscita è già qualcosa di aperto, il problema è che una volta che entri in Europa, se rimani vittima di una trappola, perché sei dentro e non puoi più uscire, sei dentro e non puoi avere un documento, anche se hai un lavoro, anche se hai un contratto d'affitto e tutto quanto. Per cui sicuramente il primo nodo da sciogliere sarebbe questo, cioè nell'epoca della globalizzazione, della libera circolazione di merci, capitali e turisti, permettere anche la libera circolazione ai lavoratori. Secondo te i migranti sono una perdita o potrebbero diventare o sono già una risorsa? Parliamo del nostro paese, per il nostro paese. Sono sicuramente una risorsa, sono innanzitutto anche una necessità, voglio dire, siamo un paese arricchito, imborghesito, dove la gente certi lavori non li vuole più fare, dove la gente non fa figli, cioè, se non ci fossero 4 milioni di emigrati oggi in Italia, il nostro paese sarebbe allo sbando, sarebbe. Che cosa potremmo dire per in qualche modo contrastare l'ideologia razzista che comunque è assolutamente dominante e su questo non ci piove? Ma secondo me il populismo si sconfigge con il racconto della realtà. Cioè, gli italiani normalmente odiano tutti gli immigrati tranne quelli che conoscono. Cioè, citano casi di appunto una serie di stereotipi, no? Mai dimostrati, no? Per cui, che sono appunto le conseguenze di quel populismo. Probabilmente bisognerebbe tornare alla realtà. Quindi non opporre a un populismo razzista, a un populismo buonista o assistenzialista, ma semplicemente raccontare la realtà e restituire una soggettività alle persone che sono emigrate nel nostro paese, perché delle persone emigrate parlano tutti tranne che gli stessi emigrati.
Non pensi che bisognerebbe lavorare sia con i migranti che con i nativi per poter crescere come comunità? Certo, anche perché una comunità è fatta dalle persone che abitano un territorio, non da quelle che ci sono nate. Non vedo la differenza appunto che faccia, non so, c'è un esempio pratico, a Milano la presenza di un tunisino piuttosto che di un siracusano, cioè Siracusa è più a sud di Tunisi se parliamo in termini geografici, no? Qual è la differenza sostanziale, antropologica, no? tra queste due persone? Per te è banale questa domanda, ma poi lo saprai anche tu, ci sono tantissime, la maggior parte delle organizzazioni che si occupano di integrazione, che già è una parola che a me non è che piace tantissimo, fanno questa netta distinzione tra io lavoro con l'immigrato e non prendo in considerazione il fatto che è comunque anche il nativo e soprattutto il nativo che ha il problema. Non credi che sia il problema sia più del nativo che non dell'immigrato? Il problema, cioè, se lo voglio anche chiamare problema, cioè, è di come gestire un territorio, una comunità. Cioè, non può essere l'immigrato oggetto di una politica assistenzialista o razzista, ma deve essere la comunità che abita un territorio soggetto, attivo, quindi non oggetto, di una politica di quel territorio, secondo me. Grazie.